Io proprio me ne sbatto dei limiti, ne arrivino quanti ne vogliono. C'ho 74 anni, fra qualche anno sarò morto. Insomma, io non ho ancora ben capito se lei è un signore o una signora, quindi mi permetto, lo dico senza offesa. Milano è un vivaio di finocchi. Coglione, vai avanti tu a dire le tue cazzate. Ma come si fa a stare in una trasmissione andiamo così avanti, imbecille? Ho detto che non vanno assolte. Ma che cazzo mi stai dicendo? Sta zitta, zitta! Vi auguro soprattutto di fare un corso di buona educazione. No, direttore! Ci devo sentire telefonare a Berlusconi. Sta schifezza. Traccia la croce sul Movimento 5 Stelle e fa così. Prima un signore, che non ricordo come si chiama, ha detto che Di Maio è un personaggio di peso. Sì, certo, di peso morto. Recuperarle. Vittorio ha detto... Date degli imbecilli a tutti quelli che volete, ma non coinvolgetemi in queste cose così meschine. Io non ho mai rubato, non perché sono onesto, perché ho il terrore di fare una figuraccia. Vi manda tutti a fare in culo, ecco. E si sente meglio, almeno per 30 secondi. Problema, direttore, aspetti un secondo. E andiamo a vedere il PD, che ormai non cresce neanche se lo annaffi. Non ho nessuna voglia di parlare con costoro, che sono persone cafonissime. No. Parla tu che sei intelligente, io sono un coglione, sto zitto. Io scrivo per lei. Vedi, tu mi interrompi già. Direttore, zitta, per Dio, io non ho voglia neanche di rispondere. Allora ragazzi, aprite i libri. Ma perché devi rompermi i coglioni con i tuoi interventi? Mandate a farmi benedire. Allora, vabbè, vaffanculo, caro Parenzo. Va bene che sei una giornalista e giornalista, non capiscono un cazzo. Quindi Lampedusa è meglio di lui. Io vengo qui gratis, mi rompo anche le balle a venire qui, chiaro. Io perché sono tirchio non ho mai pagato. Io non sono mai stato con le prostitute perché non mi interessa. Prendo atto che non siete signore. Io li chiamo ricchioni. Però oppure questo ma siete tutti matti. Siete tutti matti. Vabbè, Vittorio. È chiaro che alla Farnesina si parla in inglese. E almeno lui non avrà più il disturbo di doversi inventare dei congiuntivi. Quindi viene sollevato da un peso, è l'unico vantaggio che troverà il nostro Di Maio. Ma io credo che ci sia veramente da scompisciarsi dalle risa. Per me il sesso ormai è solo fonte di nostalgia. Ma che cazzo me ne fonte a me degli immigrati? Come Di Maio e questa gente qui, che cosa ha fatto? Aveva il 34% e oggi è al 17%. Quindi è un'operazione interessante di suicidio questa. È una prevaricatrice. È una esaltata. Se devo cambiare la storia. Che dice delle cazzate enormi. Ma io di Vespa, forse qualcosa che sapeva. Allora, però per farvi vedere. Caspita, voi che siete stati anche comunisti dovreste stare solo zitti, eh? Ma intanto cominciamo col dire che l'ONU è un ente inutile, per cui ciò che dice è pure inutile. La CGIL fa quasi tenerezza perché sembra l'associazione combattenti e reduci, ogni tanto fanno una gita a Roma. Avanti a casa mia ha buttato un mozzicone a terra e io l'ho rimproverato, ma perché butti il mozzicone a terra? Dice, ma dove posso metterlo? Guardi, io un'idea ce l'avrei, se lo infili nel culo acceso. Se mi chiamano nasone orobico me ne strafotto. Per compiacere quel pistolone lì dell'America, come si chiama, non mi ricordo più. Biden. Certo che ci divertiremo perché, per esempio, la storia di Di Maio è esaltante. Piuttosto che agli esteri l'avrei mandato all'estero. Ma è normale, anch'io se uno mi dà uno schiaffo, un calcio nel culo, glielo rifilo. Io penso che Macron non possa aver perso la testa in quanto non l'ha mai avuto. E i sindacalisti sappiamo che fanno i sindacalisti perché non hanno voglia di lavorare, altrimenti lavorerebbero. I social, sì. La frase più gentile che mi dedicano è testa di cazzo, non so se quello va bene. Quindi voi rimpiangete il vostro bel comunismo che ha devastato il paese e andate avanti. Ride lui, carino. Rido perché, vede, poi... Io invece... Per usare un'espressione di Crozza, me ne sbatto il cazzo. Ho già detto una volta la parola cazzo, quindi, insomma, più di così cosa posso fare? Non posso abbandonarmi al turpiloquio. Per me è un dettaglio, a me non me ne frega niente se lei è maschio, femmina o cosa del genere. A me non mi importa niente. Se Di Maio è il migliore, è stato scelto come
candidato premier migliore dei 5 Stelle, figuriamoci gli altri. Io lavoro perché mi terrorizza l'idea di stare a casa con mia moglie tutto il giorno. Io invece vi prego di non invitarmi più, perché questi discorsi politici sempre mi hanno rotto i coglioni in un modo pazzesco. Senti Giletti, chiudiamo il collegamento che mi sono veramente rotto le palle. Vabbè, Vittorio, Vittorio. Vado. Allora, no, direttore, vado. Il problema. Ciao, vi saluto.